No, io, noi non vogliamo esprimere giudizi sui giudici, però secondo noi è una, come dire, hanno accolto una richiesta un po' paradossale, perché se lui era stato incarcerato per timore di fuga, quindi per la logica preventiva, sentenza non definitiva ancora. E lì il paradosso, la sentenza non definitiva, questo ping pong tra appello e Cassazione diventa una cosa veramente fantasiosa. E quindi dico solo perplessi, stupiti, per non dire amareggiati e oltre, però questa è una situazione che veramente non ha del normale nel nostro stato civile. Una settimana fa è stata approvata la legge sull'omicidio stradale, oggi diamo gli arresti domiciliari a uno che al momento è condannato a 18 anni. Quindi io, da quanto ne so io, gli arresti domiciliari si danno per motivi di salute, per buona condotta, ma quando c'è la pena definitiva. Lei, Bressan, ha sentito i familiari di qualcuno delle quattro vittime francesi? Certo, Christine Lorraine, che l'ho sentita qualche giorno fa per dirgli con euforia che era stata approvata l'omicidio stradale, l'ho dovuta risentire per dirgli che hanno messo gli arresti domiciliari gli erbeti. Infatti i francesi sono nuovamente infuriati perché dice: prima ci dicono che siamo uno Stato all'avanguardia perché abbiamo per i primi approvato una legge, approvato. Vediamo un attimo quando il Presidente della Repubblica la firmerà. Però perlomeno ci stiamo tentando, e poi mi permetto di dire, un criminale che ha ammazzato quattro ragazzi, condannato a 18 anni, dopo 4 anni e mezzo viene già lasciato agli arresti domiciliari. C'è anche da aggiungere che non è solo l'indignazione per questo, ma è il rischio che non si arrivi mai poi alla sentenza definitiva, perché in Cassazione c'è un intasamento che lo stesso presidente nazionale Giovanni Canzio ha definito un numero mostruoso di ricorsi che non ha eguali in tutto il mondo e che rischia di mandare in tilt, in default, proprio la Cassazione, per cui ha richiesto al Presidente del Consiglio e al Governo provvedimenti d'urgenza per sbloccare la situazione dei ricorsi in Cassazione. Però intanto il rischio esiste. Esatto. Quindi poi c'è anche un problema di fondo. Io spero, visto che in Cassazione si può solamente ricorrere per vizi di forma della sentenza della Corte d'Appello, spero che non sia accettato questo ricorso, però intanto c'è, ma più che il ricorso, che ce lo aspettavamo, è questo accettare questo arresti domiciliari. Questo ci sembra veramente un paradosso, però. E adesso i vostri avvocati, gli avvocati della vostra associazione, dei familiari e vittime della strada, i vostri avvocati prenderanno quindi o chiederanno di avere in visione la Esatto, sentenza, la motivazione di questa sentenza. certo. Già oggi il nostro avvocato della soluzione è convenzionato, è su a Torino per capire se gli è permesso, perché non è detto che gli sia permesso accedere agli atti. Se gli è permesso, vorrà accedere agli atti per capire le motivazioni, perché poi possono essere anche motivazioni legittime, però vorremmo saperle, perché detto così per noi è solamente un'indignazione, non è giustizia questa.